Sotto le cariatidi del Palazzo Falconieri a Roma, nelle ore in cui Via Giulia è quasi deserta e il silenzio crea degli spazi irreali, non è raro scoprire il pittore Fabrizio Clerici che ripercorre un suo itinerario quotidiano attraverso luoghi e strade poco appariscenti della vecchia città. Durante questi percorsi quasi segreti, alla ricerca solitaria di un'atmosfera o di una luce, Clerici cerca sempre di cogliere quella particolare inezia da trasformare in invenzione. Il colore delle antiche pietre romane e l'usura del tempo che le ha consumate le darà un'origine precisa. Sono frammenti, lastre su cui le incisioni resistono ancora a malapena, pietre dalle quali sembra trasudare più naturale il pesante torpore dello scirocco romano che immobilizza in uno stesso sonno gli uomini e le cose, le reliquie dei martiri e le statue delle sante distese nel marmo degli altari barocchi. Nella pittura di Clerici, questa immobilità senza fine diventa una visione in cui figure sacre e profane di età remote si mescolano e si radunano in un vasto accampamento sul quale incombe un letargo silenzioso che le apparenta. Silenzio continua. Ma stavolta è un sonno che ci rivela l'ultima e definitiva sorte di ogni creatura attraverso un appuntamento tra l'accusatore morto e le accusate di pietra. Il colloquio della confessione palermitana, che nell'arte di Clerici costituisce un punto di incontro tra il barocco bianco del Serpotta e il barocco nero delle catacombe dei Cappuccini. È però naturale che a un dato momento egli esaurisca il suo interesse per il barocco e si diriga verso altri territori meno esplorati. Con il calore che polverizza e frantuma la materia, l'Oriente gli offrirà l'occasione di restituirci una realtà svuotata da ogni peso, come una sindone ritrovata nel deserto in cui è conservato intatto solo l'involucro del corpo di una martire. Sopra di noi c'è ormai soltanto il cielo. I vapori di un incendio imminente lo sconvolgono, passando sopra voragini fumanti che imprigionano l'ipocrita penitente davanti alle porte dell'inferno. Non si creda però di trovare nello studio di Clerici il minimo indizio che richiami il clima inquietante della sua pittura. Tra queste pareti tutto risponde a un'esigenza di serenità, a un metodo di applicazione rigorosa. Egli lavora con la pazienza assidua di un artigiano, col puntiglio di un archeologo, solo che non ricompone mai nulla da frammenti o da avanzi di civiltà perdute. La sua opera è quella più delicata del poeta. I simulacri sparsi nei deserti dei suoi dipinti escono sempre dalla sua intensa capacità di inventarli. Si tratta di superstiti indifferenti e impassibili, scampati a tutti i diluvi e terremoti. La loro serenità contrasta con la desolata distesa delle erosioni, sopra le quali le antiche strutture dominano coi loro grovigli di legno pietrificato,
materia che costituisce un nuovo pretesto per altre più allarmanti visioni, Minerva o Cavallo di Troia, alpi sulle scogliere fossili dell'infinito o sugli spalti logori di una città mitica. Sempre impegnato a ricondurre ogni sua visione a una realtà attuale e senza scampo, Clerici finirà col trasferire nella mitologia il grande tema dell'angoscia dei contemporanei, dibattuti tra un sentimento di colpa e un'ansia di liberazione, inventando un crudele processo del Minotauro alla madre, nello scenario tragico e vorticoso di un'arena della quale ogni settore converge fatalmente verso l'implacabile protagonista. Ultimo viaggio in Oriente, Clerici ha riportato un taccuino di disegni, memorie e appunti di ricognizioni in un mondo fantastico per lui naturale. Sfogliando queste pagine insieme al pittore, si inseguono itinerari impossibili e illusori, fino a raggiungere i confini di quella Anatolia dove egli colloca immaginari templi dell'uovo, smisurate spirali costruite nel deserto. Poi d'improvviso appaiono monoliti, dolmen in rovina, rocce laviche eruttate da crateri ora scomparsi. Alcune hanno sembianze mostruose e su qualche pietra lavorata dal vento si ritrovano i segni e le orme di una civiltà reinventata da Clerici. Non ci saremo ancora liberati da questa suggestione che già ci appariranno le formazioni architettoniche dei miraggi, come fragili vapori nelle albe e nei crepuscoli del cielo, insieme alla vanescente realtà di palazzi e di minareti, di bastioni e di sobborghi che si levano sulle brume azzurrine delle paludi. Il viaggio di Clerici attraverso latitudini percorse con tale rimpianto non poteva finire altro che a Venezia. Ma quale Venezia? Deserta nei suoi palazzi memorabili, sospesa su tralicci di esili palafitte e prosciugata fino ai sedimenti, essa è il porto conclusivo e favoloso al quale ci lascia un poeta visionario come Fabrizio Clerici.